Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andrea si sta già preoccupando perché sì, lui è diciamo il più bravo di tutti a Fortnite, o perlomeno quelli con cui gioco. Oggi lo metto alla prova con una lettera un flash di livello diciamo hard. Vediamo lui come se la caverà. Ogni morto ovviamente gli toccherà purtroppo ripartire da questo checkpoint. La lettera magari non è lunghissima, ma non so, io secondo me non riuscirò a farla. Vediamo se la mia teoria è giusta. Pronti a partire? Vabbè, io faccio la mia parte. Cioè, quella che muoia. Andrea credo che sia caduto nel pavimento trappola. Sì, esatto. Devo un attimino prenderci la mano io, intanto Andrea pian pianino, insomma, in qualche modo prima o poi ce la farà. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Niente da fare. Anche per lui, insomma, è abbastanza complicata, te l'ho detto, quindi non è così facile. Credo che qua più di tutti Neil avrebbe veramente seriamente difficoltà. Fate premesso che Neil ha già fatto questa deathrun, ovviamente non l'ha completata. Bravo. Però gliel'avevo un po' semplificata rispetto a com'è così. Così è veramente tosta. Insomma, questa deathrun ho capito che insomma mette un po' in difficoltà un po' tutti i giocatori secondo me di Fortnite, perché non è così facile. Diciamo che adesso sai più o meno qual è lo step che ti attende dopo il ghiaccio, che non è facile. Ti dico che l'ho fatto anch'io, quindi. Quasi, ma niente da fare. Ok, adesso se c'entri quella, poi dopo ti dico continua a correre. Sì, credo che questo l'abbiamo notato tutti.
Sì, il problema è che la parte col ghiaccio, se non la prendi nel modo giusto, ci lasci le penne. Beh, io non riesco a fare neanche il primo salto, saranno 2 settimane che non gioco e quindi magari è quello. Prendiamola come scusa. Niente da fare anche per me. Io la prima parte fino adesso non l'ho mai superata. Madonna mia, che figure che faccio. Sì. Quella è la parte secondo me più difficile. Beh, non, il resto non è. Nel senso, non è, è tutto abbastanza difficile sta mappa. Morte contemporanea. Vabbè ragazzi, io direi che ho dato abbastanza in questa letteran. Diciamo che vabbè, io l'ho poi terminata. Tanto vediamo Andrea, insomma, in un paio di minuti ancora cosa riesce a fare, se riesce ad andare oltre quella porta. Scoprire poi quello che lo attende. Cosa significa sta roba? Ragazzi, comunque in 7 minuti più o meno, qualcosa del genere, sto vedendo che comunque anche uno come Andrea, pur bravo che sia, ma è insomma, un pochettino in difficoltà l'ho messo. E certamente qua credo che questa lettera a farli in modo così facile, credo che solo Boga, Ninja o gente del genere riuscirebbe a farla con una semplicità disarmante. Insomma, gente che gioca 12 ore al giorno, intendiamoci. Anche se secondo il mio punto di vista le lettere non sono il pezzo forte di Andrea, ritengo che il tuo punto più forte sia nell'editing, nel costruire, usare il cecchino magari. Sì, beh, sta morte da te così non me l'aspettavo, insomma, poteva essere. È una cosa abbastanza rara da vedere.
Sì, non è facile quel bouncer lì, forse dovrei magari semplificarlo un attimino, perché in effetti è veramente veramente complicato quel bouncer lì. Cioè, se non lo prendi nel modo giusto. C'hai un bouncer che becchi, che ti fa ritornare indietro, che ti spinge in avanti. E poi li devi. Sì. Certo. Sì. Ok ragazzi, direi che questo video può terminare qua. Andrea, direi che questo video, visto che lei praticamente ha giocato te, scegliete il titolo di questo video. Ok, visto che hai messo la sedia, scriverò il titolo. Ho messo sedere anche Andrea su Fortnite. Nel senso che ti ho messo in difficoltà con questa mappa, perché sei riuscito sì a fare la prima parte, ma poi sulla seconda, insomma, vai un po', in difficoltà. Adesso terminerò il video. Quindi, ragazzi, come al solito, se vi va, lasciate like, iscrivetevi al canale, solite cose. E io e Andrea vi mandiamo al prossimo video. Ciao!